amica, sei benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Animal Crossing New Horizons. Come potete vedere, mi trovo dentro casa mia, assurdo. E ovviamente faccio questo video perché oggi, diciamo, è il giorno del ringraziamento in Animal Crossing. Non so di preciso quando sia, se era ieri o se è oggi, anche diciamo nella vita reale, così, però comunque Animal Crossing è il giorno del ringraziamento e sono partita da casa mia perché, come potete notare, ci sono dei cambiamenti, ci sono stati dei cambiamenti. Prima di tutto io sono seduta, vedete le nuove nuove emozioni, diciamo, che posso essere seduta, ti alzi, ok. Poi anche c'è questa qui, ve le faccio vedere in caso voi non l'abbiate mai viste. Poi c'è questa dell'allenamento, che comunque sono veramente carine tutte, eh. No, questo ho sbagliato. Ah, poi c'è questa qui, davvero molto carina. E poi, allora, dobbiamo vedere anche le altre che stanno qui. Ecco, questa qua delle foto, che è carina lo stesso anche lei, cioè la adoro. Sono veramente adorabili, eh. No, ho sbagliato. Vabbè, mettiamoci questa. Poi c'è Annusare. Anzi, facciamo che... Metto anche questa qui. Comunque... Poi di qua, l'allenamento l'abbiamo visto, lo yoga. Vedete? Comunque sono praticamente le animazioni che fanno i personaggini. Ecco, entusiasmo. Vedete che carina. Ok, e l'ultima che è Lode, che è, sono tutte carinissime veramente. Comunque, passando alle cose importanti, come potete vedere, ho cambiato l'arredamento della mia casa perché quello non mi piaceva più e volevo... Anche perché era proprio il primo arredamento che adottai proprio per la mia casa, quindi insomma ho detto no, devo cambiare veramente, è stato abbastanza tempo, un sacco di mesi, quindi adesso basta. Perciò ovviamente la stanza non è ancora finita, devo cambiare il pavimento e lì all'angolo a sinistra devo aggiungere delle cose tipo... un angolo sala da pranzo perché appunto ci sarà poi la cucina verso, a destra e non c'è una sala da pranzo, quindi da qualche parte la volevo mettere. E ho cambiato, vi ricordate che sopra c'era la stanza giapponese, diciamo, l'ho cambiata e l'ho messa qui perché non era nemmeno tanta roba e quindi era abbastanza inutile lasciarla lì dove la stanza era praticamente vuota. Perciò ho messa così, per il momento ho messo questo stereo, anche se non ci sta bene, lo so, però per il momento con una musichetta così. E poi ho aggiunto anche questo scaffalino. Quindi secondo me ci sta anche molto meglio e nella stanza piccolina è anche più accogliente, secondo me. Dato che questa è una piccola sala, una piccola camera, sopra ovviamente poi ci metterò una camera, proprio per me, un po' più Tumblr, così, no? Perfetto. Allora... Prima di iniziare ed andare a vedere intanto, oh, in piazza la situazione è così. Ovviamente, come potete vedere, in teoria questi piatti dovrebbero essere vuoti, ma sono pieni perché comunque ha giocato prima mia sorella. Ora andiamo a parlare con lui. Ma prima fatemi passare perché, come potete vedere, ci sono anche stati dei cambiamenti qui. Sto un'area un po' più carina, prima era davvero molto spoglio, almeno adesso, anche di notte. Devo dire che è più bello, quindi c'è questa cosa così, poi anche di qui diciamo che abbiamo cambiato, ho messo anche la cosa di Bob, guardate che carina la sua ghirlanda, ecco, davvero molto semplice. Qui abbiamo intenzione di fare una piazzetta proprio per Natale, ovviamente ci stiamo cominciando a preparare perché dal 28 ci sarà la neve, ovviamente mi sto facendo un piccolo tour aggiornato anche se non è ancora finita l'isola. Qui di notte c'è fantastico, ragazzi, perché c'è anche la luna. Credo che metteremo delle foto, o non so se l'abbiamo già messo, se mia sorella l'ha già messa, delle foto sul gruppo di Facebook, su uno, penso, dei gruppi di Facebook riguardanti Animal Crossing. Quindi dove lì potete vedere bene la nostra isola e metteremo anche il codice sogno. Quindi qua è così. Di qua dobbiamo appunto ancora finire, ma abbiamo fatto la stradina, ho tolto tutti i fiori, poi qui insomma dovremo vedere bene perché la casa di Apollo va spostata. E quindi qua abbiamo messo quella di Cicci dove dobbiamo fare ancora il piccolo, dobbiamo sistemare ancora il piccolo giardinello. Qui è la casa, ragazzi, di Grinfia. Di Grinfia perché sì, siamo riusciti ad avere Grinfia, ragazzi, incredibile. E piano piano stiamo cercando di arrivare
lì. Oh, ok, vedete comunque la casa, se non l'avete vista, è questa. Ovviamente lei sta cucinando e tutto, ma a questo ci penseremo dopo e ci andremo anche dopo. Grinfia si chiede del perché io sono entrata così, ma va bene. Perché ovviamente non è ancora il momento, che poi lei ci aiuterà nel preparare i nostri piatti. E quindi è questo. Qua ovviamente dobbiamo ancora cambiare una parte dove ancora non ci siamo arrivati, lì c'era la casa di Cicci. Qui abbiamo fatto un piccolo frutteto. E qui abbiamo messo questa zona, davvero davvero carina, che prima stava sotto. E dato che volevamo tenere il Luna Park, l'abbiamo messo qui come una sala giochi. Sì, una sala giochi, perché qui appunto c'è un'area dove i bambini possono giocare e i genitori vanno dentro il museo. Una cosa comunque carina. Poi andiamo di qua, che mi sa che ancora non facciamo niente in realtà, perché dobbiamo spostare anche l'orto a destra per avere più spazio per le case. Qui ieri purtroppo ho preso le zucche, va bene, in realtà non ce n'ho tantissime come potete vedere. Però ci si arrangia. Non c'è la zucca verde, quindi credo che dovrò passare tra qualche giorno. Comunque, e ragazzi, abbiamo preso anche Bianca. Siamo riusciti in una maniera, non lo so nemmeno io come ce l'abbiamo fatta. C'era sia Bianca che Felix, ma purtroppo Felix l'avevano diciamo, venduto. Svenduto, sì, vabbè, l'avevano. L'avevano dato già qualcuno e purtroppo ne siamo rimasti fregati, però vabbè, ci va bene così. Quindi, prima di tutto, perché dato che la zucca verde io non ce l'ho. Oh, ok. Oh, la zucca verde io non ce l'ho, quindi vediamo prima di tutto che cosa voleva quello. Cosa voleva quello, che cosa vuole per le prime cose. Ci avevo già parlato una volta, si chiama cetrone. Si piacerebbe, ok, con la zuppa di vongole, quindi dobbiamo andare a prendere tre vongole filippine che ovviamente troviamo. Ah, aspetta, io ancora non ce l'ho, quindi la andiamo subito a prendere. È un secondino. Ovviamente, ragazzi, credo che taglierò questa parte in cui. Sì, taglierò la parte in cui ovviamente andrò a cercare le cose perché non so nemmeno quanto tempo ci metterò, perciò non voglio impiegare troppo tempo, ecco. Quindi noi ci vediamo tra un po', io prendo le tre vongole filippine che, ripeto, si trovano qui se non lo sapete. E ci vediamo tra un po'. Ok ragazzi, ho preso la mia terza vongolina e quindi andiamo subito da... non mi ricordo più il nome. Sono passati 2 secondi e non mi ricordo più il nome. Comunque voglio farvi vedere la mia fantastica borsettina mentre corro. Cioè, guardate che carina. Ok, eccoci qua. E ce li abbiamo. Sì, una, due e tre. Non so, non credo che servano sinceramente per il momento le zucche. Ok. Eccoci, andiamoci dentro. Ah no, ai fornelli. No, pensavo andiamoci dentro. Tristissima. Ok, vediamo anche un po' le animazioni. Oh, calma, Fiorella, calma. Ovviamente, vabbè, i piatti sono così comunque. È il primo che è la zuppa di vongole. Questi sono i 4 piatti principali. Ovviamente voi appunto li state già vedendo per quello. Sì. Quindi tappeto primizie che era proprio quello che volevo perché lo volevo mettere dentro la stanza principale sotto il tavolo che ci darà sempre lui. Comunque non preoccupatevi perché se non partecipate, se non riuscite a partecipare a questa festa diciamo, a partire dal 27 le cose, gli schemi ci saranno tranquillamente. Quindi non preoccupatevi. Sì, però mi sa che appunto non ho la zucca verde, quindi. Certo. Una zucca gialla. Ah, ok. Ok, gli bastano semplicemente una zucca arancione gialla e quindi ce l'ho. Basta, gli parliamo subito.
Quando ci chiederà la zucca verde sarà un problema, farà uno skip time. Una zucca gialla. Eh sì, certo. Cosa vuole Nan? Ecco, vedete, diamoci vento. Ovviamente, purtroppo vediamo già le cose fatte, ma non ci importa. Sono carine, devo dire che sono fatti bene. Mi piace. Tutti felici. Ovviamente non vi sto leggendo perché sapete leggere da soli. Ok. Il muro, ok, non che mi interessi troppo, ma noi lo accettiamo. Sono amato frutti di mare. Allora, non mi ricordo se la cozza la troviamo nuotando, diciamo, e la che cos'era l'altra? No, non lo so, non mi ricordo. Comunque, noi a questo punto vediamo come funziona e cominciamo ad andare da Cicci per vedere se magari gli diamo una zucca e loro ci danno in cambio qualcosa. Perciò, dato che non sono sicura, ne prendiamo una così, in modo che gliela possiamo dare in questo modo. Ah, ok, dobbiamo fare così. Perfetto, quindi gli vado a trovare. Allora, non ci serve, la rimetto qui. E andiamo a trovare uno sgombro, cioè ovviamente faccio un taglio perché non è che voglio rompervi troppo le scatole. E ci vediamo quando ho trovato finalmente uno sgombro per Cicci. Bene, allora ragazzi, ci ho messo 10 anni più di mezz'ora per cercare lo sgombro. E ovviamente non l'ho trovato perché la mia sfiga è immensa, ho trovato tantissimi pesci che ho anche ributtato in acqua, ho anche trovato uno storione incredibile, cosa che l'avevo trovato una volta nella mia vita, ma va bene così, è lo sgombro. No, ovviamente, quindi lo andrò a cercare dopo. Intanto ho trovato l'ostrica e la cozza che serviva a quel tizio là, di cui ovviamente non ricordo il nome. Quindi andiamo là, lo sgombro lo trovo dopo, vediamo se magari ci sta qualcosa che proprio mi serve incredibilmente, perché in poche parole, se noi andremo a dare lo sgombro a Cicci, non solo ci darà un ingrediente che ci serve per la ricetta che dobbiamo fare, che dobbiamo fare, ci darà anche, diciamo, un indizio, se così vogliamo dire, per l'ingrediente segreto che ci servirà per, diciamo, farci dare le altre cose, mi sembra, a Cedrone, ecco. Quindi sì, l'ho trovata sta roba, ci ho messo meno per trovare queste due cose che... Comunque non so se gli diamo un altro pesce, che cosa farà? Cioè che cosa succederà? Ci dirà qualcosa? Non lo so, in caso dopo vediamo, facciamo anche questo esperimento. Sì, ci manca per fortuna l'ultimo cavolo di cosa, che però mi sa che ci serve proprio la zucca verde e non so sinceramente come faremo. Davvero molto buono. Tutti felicissimi. Vediamo adesso che ci dice. Ok. Il pavimento, ok, che sinceramente non mi serve, mi servirebbe proprio il tavolo, ma non importa. Il pesce alla muniera, mi sa che ci serve l'ishidai. Oh no, l'ishidai mi sa che è per... Che vabbè, vediamo. Una spigola e una bratessa, che in teoria ho... Mi sa la spigola no. Aspetta, vediamo. La bratessa e la spigola non ce l'ho. Ok, facciamo che vado a vedere un attimino sta cavolo di spigola e torniamo. Allora, ragazzi, dato che sono entrata dentro Marco e Mirko e Cicci, ovviamente non è più in casa, ma Grinfia lo è ancora, vediamo invece lei che cosa vuole. Ovviamente non useremo per questa volta perché in teoria la spigola dovrei trovarla abbastanza facilmente, ma non si sa mai. Pure tu, di meno. Fermela tutti quanti. Va bene, ok. In caso dobbiamo sempre cercare lo sgombro. Io speravo in qualcosa di più semplice, tra virgolette, anche se lo sgombro è tipo la cosa più semplice possibile, immaginabile. Ma ovviamente oggi non lo trovo. Comunque, adesso vedo di trovare la spigola e lo sgombro, forse, e ritorniamo.
Bene ragazzi, ho trovato la spigola, in realtà subito dopo che vi ho detto e torniamo, ho trovato la spigola, ovviamente non ho avuto tempo di trovare lo sgombro e quindi andiamo subito a dare gli ingredienti a Cedrone e vediamo le cose speciali, non lo so. Spigola e platessa. Appunto, adesso vediamo magari se gli diamo tipo una zucca. Che succede? Che cosa ci dice? Ovviamente sono anche esperimenti che è giusto fare, eh. Eccolo qua. Infatti Cicci era qui, nemmeno me ne sono accorta. Ma da quanto tempo è che sta qua Cicci? Guarda da Annibale come sta vestito. Perfetto, ora ce l'abbiamo tutti. Abbiamo fatto tutte e quattro le cose basi. La cornucopia che cos'è? Adesso vediamo. Ok. Esatto, quindi quello che ci sta dicendo. Grazie. Quindi, appunto, voglio vedere, nel dubbio, io ho questo granchio, adesso vi dico quali dovrebbero essere gli ingredienti speciali, detto ovviamente un po' così alla buona. Sarebbe il pesce Ishidai, se non vi sapete ve lo dico, un granchio, non mi ricordo di preciso quale, non lo so. Quindi adesso proviamo con questo qua che è il granchio Gazami e vediamo. Poi la zucca verde e una capasanta. Ovviamente sapete che si trova sul mare. Quindi proviamo con questo granchio, vediamo se in realtà è proprio questo quello giusto. Poi proviamo anche a dargli una zucca così a caso che non sia quella verde. E vediamo. Oh. Ah, ok. Quindi non è questo il granchio perché altrimenti ce l'avrebbe detto. Ok. Quindi la zucca verde non ce l'ho e vedrò se fare skip time oppure vedere se qualcuno, diciamo, dei miei amici o qualcuno sul gruppo di Facebook, che veramente ringrazio tutti quanti, ce l'ha e vediamo. Ah, vediamo un attimo sta cornucopia che cosa sarebbe. Ah, ok. Comunque, vediamo un attimino se trovo magari uno degli ingredienti che sia l'ishidai o la capasanta e vediamo che succede. Allora, ho trovato la capasanta che io ovviamente non darò. Ovviamente non gli darò. No, non te lo do, Pasqua. Nemmeno per sogno. Ecco. Andiamo da Cedrone subito. Il granchio ancora non l'ho trovato proprio perché non so nemmeno quale sia. E appunto, ancora non me ne imbatto in nessun tipo. Quindi, raga, comunque sto 40 minuti che sto registrando. Già faccio più, vi giuro. Allora, vi butto un attimino questa roba qui, perché sinceramente non mi interessa. Ok. E andiamo da Cedrone. Altrimenti, ragazzi, io faccio le cose direttamente off camera, perché tanto comunque le cose le sapete quali sono, ve le ho dette. Perciò non è quello il problema. Vediamo semplicemente una cosa che si può aggiungere. Ve ne basta una, no? Sì. Però appunto non vi preoccupate perché sono riuscita a portare a termine tutte quante le ricette, diciamo, a livello sublime, se così vogliamo dire, non importa perché dal giorno dopo, appunto dal 27, potrete trovare piano piano tutti quanti gli schemi che vi servono da Marco e Mirko senza problemi. Perciò non vi perdete assolutamente nulla, non è proprio obbligo fare una cosa del genere. Però appunto vi darà in questo caso gli schemi, se ci riuscite, Cedrone ve li darà tutti quanti e subito. La casseruola, ok. Speravo nel tavolo perché è proprio quello che mi serve, ma non importa. Ok,
Beh ragazzi, io mi rimetto il mio fantastico completino, fantasticissimo, e mi metto a fare pure io così, aspettate. Metto vicino a Ciccina. Ecco, questo qui. Sì, perfetto. Quindi ragazzi, per il video riguardante, diciamo, la festa del ringraziamento è tutto. E quindi lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!